Estate, stagioni di passioni che si accendono e si bruciano e finiscono. Infatti so solo dove è Miriam, una domanda che dovremmo porci, ma è sicuramente l'amore che appartiene alla musica, e appartiene alla musica del nostro ospite musicale che già è venuto a trovarci varie volte qui a Una Mattina, è Lorenzo Piani, ci ha raccontato il suo ultimo CD, Sorpresi dal Vento, ma oggi ci presenta una canzone che è tutto un programma, per la mia Miriam forse la Morosa Nuova. Nuova, un'amorosa nuova, che mi faccia crescere la voglia. Voglio un'amorosa nuova, per ricominciare a crederci. Un'amorosa nuova, è un momento nuovo, una cosa magica. Un'amorosa nuova è quel che mi ci vuole. Gioia di cantare. Di blues in una voce, una tono, melodia tutta italiana. Ti piace? Molto bella, voglia di cantare. Senti, tu vieni dalla Romagna anche se sei nato a Giulianova. Bravo, ci tengo a dire. Diciamo i fatti. Sì. Però la Romagna c'è tutta una filosofia della vita. Io so che tu hai raccolto in una specie di acrostico, cioè di tre lettere, no? Che sono C, A, M, C come? C sta per cibo. Ah, cibo, già partiamo bene. A? Amore. Amore, M? Musica. E si può essere felice così?
è l'unico modo per essere felici, seguire quella che è la filosofia della vita, i bisogni primordiali dell'uomo. È un po' di essere, un po' di studio. Un po'. Ma quello ci deve essere sempre. Va bene. Una casa senza libri è una stalla. Senti, che cos'è questo bello, questo festival? Che cos'è questo festival di cui tu sei animo, un festival importante? Si chiama Balla Bella Radio Festival. Sì, è una bella esperienza che sto vivendo da ben 10 anni. Quest'anno siamo in una bella piazza che è Riccione, quindi vi invitiamo tutti il 3, 4, 5 agosto a Riccione. E ci sarà un bel momento di musica nuova, autori nuovi. Cioè, ma che fate? Presentate. Presentiamo nuovi artisti, nuove canzoni. Italiani. Italiane. Quindi nuovi interpreti da lanciare al mercato della buona musica. Ma visto musica. La scelta di questa musica, anche voi cercate una musica anche raffinata, oltre che popolare? Allora, la musica deve essere sempre molto vicina ai bisogni e alle esigenze sia del musicista che della gente che l'ascolta. Quindi io richiamo sempre quelli che sono i miei istinti naturali, della buona musica sudamericana, italiana. E insieme agli altri istinti che sono cibo e amore. Amore e musica, certo. Lorenzo Biani, auguri, allora vedremo tutti a Riccione a sentirti. 3, 4, 5 agosto, grazie.